Benissimo, e adesso parliamo di Peronospora del Girasole con Fabrizio Cola, Marco Delzeri e Michele Lillini. Prego. Buongiorno a tutti. Nella nostra presentazione abbiamo dato interesse alla peronospora del girasole, Plasmopara elasteri, una delle più importanti malattie che caratterizza il girasole. Come sappiamo, il girasole è una tipica pianta da rinnovo, una coltura industriale che ha un ciclo primaverile estivo e lascia il terreno in buone condizioni grazie anche all'abbondanza di residui culturali che vengono lasciati nel terreno. Ricordiamo che oltre alla coltura principale può essere utilizzata anche come coltura intercalare in successione per esempio, a pisello d'industria, quindi come seconda coltura, con l'aiuto dell'irrigazione, per esempio, nelle prime fasi di sviluppo del seme. Possiamo dire che il girasole è una coltura correse, che si aggirano intorno ai 20-25 quintali e anche rese fino a un massimo di 35-45 quintali nelle annate più buone. E la produzione che se ne fa del seme è principalmente la produzione da olio, con l'ottenimento di circa 35-40 kg di olio su 100 kg di seme. L'Italia presenta una superficie investita a girasole di circa 120.000 ettari, con una produzione di circa 3 milioni di quintali di girasole. E le Marche, nel contesto nazionale, si rivela un'importante regione per la produzione del girasole, con circa 44.000 ettari investiti in girasole e circa 950.000 quintali prodotti, per cui diventa una delle più importanti regioni per la coltivazione di questa coltura. Tra le malattie che colpiscono il girasole abbiamo diverse malattie che colpiscono le varie parti della pianta, sia la palata radicale che il colletto, lo stelo, la calatite. Malattie che possono essere virali, batteri, malattie fungine, ma nella nostra presentazione abbiamo concentrato l'attenzione riguardo la peronospora, proprio la Plasmopara elasteri e principalmente quelli che sono i danni e l'abbassamento delle rese che riesce questa a provocare nei confronti della nostra cultura. Allora, il patogeno è stato individuato su oltre 100 piante ospiti che appartengono alla famiglia delle Asteracee. Sicuramente quella più importante dal punto di vista economico è il girasole. È un patogeno da quarantena, o è un patogeno obbligato che va a differenziare ostori intracellulari attraverso i quali poi assume le sostanze inattive e si sviluppa all'interno della pianta, originando così l'infezione primaria e infezioni sistemiche su tutta l'intera pianta. È originario questo patogeno in Nord America, da cui si è diffuso poi in tutte le aree in cui il girasole viene coltivato, quindi lo troviamo anche in Africa, in Asia, in Europa. In Italia è avvenuto nella metà del Novecento e si è diffuso poi in varie aree del territorio. Successivamente però è stato introdotto poi grazie al miglioramento genetico delle varietà resistenti e anche alla concia obbligatoria delle zeme, che quindi ha cercato di contrastare questa diffusione del patogeno. Il seme infatti rappresenta il principale vettore per la diffusione di questa malattia nelle nuove aree in cui il girasole viene coltivato. Sono state individuate una serie di razze del patogeno che vanno a colpire differenti linee di cultivo del girasole. Tra le principali andiamo a riguardare la razza 1, che è quella europea, che è presente anche in Italia. La razza 2, che è originaria in Nord America ma è presente anche in Italia, e la razza 3, che è stata segnalata per la prima volta nel 1981 in Minnesota. Per queste tre razze poi sono stati individuati dei geni di resistenza, e quindi grazie al miglioramento genetico poi è stato possibile ottenere delle piante resistenti a questo patogeno. Il fungo può sopravvivere nel suolo per oltre 8-10 anni grazie a delle strutture resistenti che vengono chiamate oospore, che sono differenziate a seguito della riproduzione sessuata del patogeno. E queste oospore avviano il processo di infezione originando un macrosporangio da cui poi libera le zoospore. Queste zoospore si muovono all'interno del terreno grazie all'acqua e grazie a questa poi quando vanno a contatto con la radice della pianta ospite o del colletto germinano e penetrano poi nei tessuti delle radicali.
dando vita poi al micelio che vade per via sistemica tutta l'intera pianta e dà luogo poi all'infezione primaria. Dall'infezione primaria, nella pagina inferiore delle foglie, poi si originano gli sporangi, gli sporangiofori, che sono costituiti di una serie di ramificazioni che al loro termine terminano con degli sporangi che liberano delle zoospore e danno vita così, grazie poi al vento e alla pioggia, danno vita così all'infezione secondaria su delle piante di girasole adulte. La malattia è influenzata sicuramente dall'andamento climatico, infatti piogge abbondanti e irrigazioni, soprattutto per il secondo caso, quando si parla di girasole coltivato in estate, quindi nel periodo estivo, e soprattutto nelle prime 2-3 settimane, quindi dopo la semina, e favorisce quindi la germinazione delle zoospore che hanno necessità di acqua per poter germinare. Qui viene rappresentato il ciclo di infezione primaria nella parte sinistra, quindi dove le zoospore germinano prima nella parte radicale, poi invadono l'intera pianta fino a formare dopo gli sporangiofori nella pagina inferiore delle foglie, da dove poi si libereranno le zoospore e daranno vita poi a destra, dove abbiamo il ciclo di infezione secondaria, quindi su una pianta adulta di girasole. Il micelio è formato da ife non settate che vanno a produrre poi astori tondeggianti che crescono all'interno dei tessuti vegetali e quindi vanno ad invadere l'intera pianta. Dall'infezione primaria abbiamo detto che nella pagina inferiore delle foglie si sviluppano questi sporangiofori che sono costituiti da una serie di ramificazioni principali e secondarie da cui poi terminano con gli sporangi. Questi sporangi sono di varia forma e dalla germinazione di queste liberano le zoospore che tramite il vento e la pioggia vanno a determinare poi l'infezione secondaria. Per diagnosticare bene la malattia è necessario anche conoscere i sintomi della stessa e quindi possiamo valutare e distinguere le infezioni primarie precoci dalle infezioni primarie tardive. Le prime sono delle infezioni in cui si ha un arresto dello sviluppo della giovane pianta con una morte anche della stessa, mentre per le infezioni primarie tardive abbiamo delle piante con una taglia ridotta, internodi che sono raccorciati e la calatidi che sono principalmente erette, quindi un sintomo che è anche ben visibile ad occhio nudo su un campo coltivato a girasole. A livello fogliare i sintomi si sviluppano principalmente sulla pagina inferiore con uno sviluppo clorotico, quindi abbiamo delle macchie clorotiche in vicinanza lungo le nervature e corrispondono queste decolorazioni lungo le nervature a quelle che sono anche delle macchie e della presenza di un feltro biancastro che caratterizza la pagina inferiore dell'apparato fogliare del girasole. Per quanto riguarda i sintomi invece a livello della calatidi, abbiamo delle calatidi che sono comunque sterili, con pochi semi che vengono prodotti e i semi comunque prodotti sono semi infetti, in quanto il micelio si localizza all'interno dei tessuti degli acheni e quindi diventa infetto e causa possibilità di contagio e comunque di infezione poi successiva, di ciclo culturali successivi. Infine, ultimo tipo di infezioni sono le infezioni secondarie, che sono le infezioni più particolari e sicuramente anche più dannose, poiché colpiscono la pianta adulta e possono essere principalmente delle infezioni visibili grazie alla lamina fogliare, dove abbiamo la comparsa di tacche clorotiche, le quali corrispondono nella pagina inferiore alla presenza di fruttificazioni biancastre del fungo. Abbiamo inoltre la possibilità di piante che si vanno a sviluppare comunque con un comportamento normale nonostante l'inoculo, quindi piante che sono sane, ma in realtà piante che producono del semi infetto. È importante valutare che per l'infezione secondaria si possono avere anche infezioni latenti, dove non si ha nessun sintomo della malattia, ma in realtà il seme che viene prodotto è un semi infetto e quindi poi possibile fonte di inoculo nelle stagioni di anni culturali successivi. Una volta quindi conosciuta la natura del patogeno e quindi gli effetti che dà sulla pianta e i suoi sintomi, possiamo ricorrere a studiare i metodi di lotta, che in questo caso, nel caso della plasmopora helianthi, sono del tutto preventivi, non ci sono, diciamo, fitofarmaci curativi efficaci per la lotta nel post-emergenza. E, tra cui appunto questi i vari metodi di lotta si possono identificare in prevenzione, in trattamenti
diciamo, la concia, la varietà, le varietà resistenti, la concia da semente, la rotazione delle colture, l'eliminazione dei ganci girasole e quella dei focolai di piante colpite. Ora le andremo a analizzare nel dettaglio. Quindi, parlando di prevenzione, secondo il decreto legislativo 214 del 2005 con la direttiva del 2029 CE, l'Italia ha evitato l'introduzione di nuove razze del patogeno. Secondo la circolare ministeriale del 1996 del Servizio Fitosanitario Centrale, ha precisato che per le sementi di girasole provenienti da paesi terzi è obbligatorio il trattamento con principi attivi certificati, a meno che esse non provengano da zone indenne alla peronospora. La normativa quindi prevede anche che le sementi devono provenire da varietà resistenti a tutte le razze di peronospora presenti nella zona di produzione. Quindi l'utilizzo di varietà resistenti risulta fondamentale nella lotta a questo patogeno, in quanto è la misura più efficiente per il suo controllo, anche se la comparsa di nuove razze del patogeno potrebbe rendere inefficace anche questa tecnica. Nel biologico, come possiamo immaginare, non è possibile utilizzare la concia e la semente perché è fondamentalmente un principio attivo chimico e quindi la lotta sarà del tutto preventiva, quindi utilizzando varietà resistenti o comunque sia poi adottando la lotta, quella che potrebbe essere quella agronomica. Nei trattamenti fungicidi, quindi, possiamo vedere principalmente quelli preventivi, e mi riferisco appunto alla concia della semente, e attraverso composti sistemici, data appunto la natura sistemica del patogeno, a base di metalaxil, mefanoxam e dynasty. Mentre per quelli curativi possiamo dire che non ci sono fitofarmaci registrati ed efficaci per la lotta nel post-emergenza, ripeto, perché data la natura sistemica della pianta sarebbe inutile curarla, anche perché sarebbe poi troppo tardi per intervenire, per recuperare la pianta stessa e la produzione. Quindi, i metodi agronomici, quelli anche fondamentali per la lotta a questo patogeno, consistono nella rotazione delle colture almeno di intervalli di almeno 2 anni, in modo da ridurre comunque sia l'accumulo di inoculi nel suolo. E se questo accadesse, se in un anno avessimo una infestazione espansa, dovremmo sospendere la coltivazione per almeno 6 o 10 anni, data appunto la resistenza delle spore nel terreno. Altro elemento fondamentale è l'eliminazione dei ricacci del girasole, in quanto sono i più sensibili, appunto, dato che il seme caduto nel terreno non presenta la concia, potrebbe appunto svilupparsi e proliferare in questi ricacci il patogeno stesso. La stessa cosa può avvenire nell'eliminazione appunto di zone focolaio all'interno del nostro appezzamento, andandole a individuare e eliminandole tempestivamente per prevenire appunto l'infezione secondaria che potrebbe diffondersi poi su tutto l'appezzamento. Quindi possiamo dire che, nonostante comunque diciamo, le perdite di resa, la natura di questo patogeno che genera appunto diciamo, perdite additive, data appunto la mortalità delle piante, semi più leggeri e contenuto di olio ridotto, utilizzare varietà resistenti sta comportando l'utilizzo e lo sviluppo di ceppi peronospora che aggirano i meccanismi di difesa della pianta stessa, o appunto addirittura la resistenza ai principi attivi della concia utilizzata. Quindi gli unici metodi efficaci in caso di infestazione diffusa è appunto la sospensione della coltivazione, e non è conveniente per l'agricoltore ricorrere a fitofarmaci curativi o comunque sia ad altre tecniche, dato anche gli esigui margini di reddito che si hanno su questa cultura, e quindi non è conveniente appunto, non è economicamente sostenibile. E la ricerca non ha investito molto nella difesa chimica della peronospora e del girasole, anche perché, non essendo una cultura da reddito come potrebbe essere quella della vite, della cipolla o del pomodoro,
che vede appunto nella lotta di questi funghi della peronospora delle tecniche molto più avanzate e con prodotti molto più efficaci. Grazie per l'attenzione.